Cari amici vicini e lontani, Forteto e Bibbiani, dal mio canale Telegram, perché come sapete sono anche su Telegram, Giorgio Riccardin, vi faccio sentire tre vocali che spiegano brevemente come finisce la storia. C'erano dei controinformatori o delle controinformatrici con canali anche di grandi numeri che dicevano che Draghi continuava ad essere in carica, Draghi continuava a essere in carica e che Meloni non lo era in carica, che avrebbe dovuto aspettare chissà quanti mesi, 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 forse 6 mesi, e forse non sarebbe entrata mai in carica. Credo che anche questo discorso vada a cadere e sarà interessante vedere se e come giustificheranno il fatto che i giochi sono fatti. Il governo Meloni ormai c'è, è ufficializzato, domani ci sono i nomi dei ministri, i giochi sono fatti. Vi risparmio il francese, ve lo dico in italiano, i giochi sono fatti. Ciò che non toglie che Draghi avrà un grande ruolo anche informale, nel panorama politico italiano e internazionale. Perché Draghi attacca Draghi farà il bravo, già da parecchio tempo ha cambiato casacca. E sarà il prossimo Presidente della Repubblica. Sarà il prossimo Presidente della Repubblica, questo sì, ve lo preannuncio, nella primavera, marzo, aprile, maggio, giugno, quando Mattarella sarà stanco, molto stanco. Draghi fra 6, 7 mesi, 5 mesi sarà il nuovo Presidente della Repubblica e il cerchio si chiude così. La storia finisce così. Draghi non pagherà pegno, perché gli hanno detto proprio questo: tu cambi atteggiamento, passi dalla parte giusta, vieni a lavorare per noi e ti salverai. Altri finiranno dietro le sbarre. Altri, altri, altri. Avete capito come finisce la storia? Tutto chiaro? Era un piano perfetto, perfetto, e tutto torna, i tasselli vanno a posto. L'unica cosa è che forse non sarà aprile, maggio, giugno, sarà dopo l'estate e quindi sarà nell'autunno, ottobre, novembre 2023, forse, ma qualche mese in più o in meno sposta poco. Detto questo, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube e anche sul mio canale Telegram dove sfioriamo i 7.000 e se mi date una mano ci arriviamo. Cari amici, vicini e lontani, Forteto e Bibbiani, alla prossima videopillolina.